About Birds, una delle creazioni artistiche forse più esposte e intime che ho mai fatto in vita mia. Intitolato About Birds, It's Actually About Me. Questa opera, che si manifesta in un quartetto d'archi, video, elettronica, performance, azioni sceniche al Teatro Comunale di Modena, qui dietro di me, e allo stesso tempo in una forma di una mostra composta di dipinti, di sculture, di installazione, di video art, di suono. E in realtà nasce da un taccuino molto intimo che è legato al primo lockdown, in cui partendo per 3 giorni nella casa di famiglia della mia moglie in Piemonte, siamo rimasti rinchiusi per 101 giorni, 101 giorni che avevano elementi di intimità, di famiglia, di riscoperta della natura, ma sicuramente anche di incertezza, di spavento, di dolore, di smarrimento esistenziale, in cui un percorso chiaro, prestabilito, è diventato un dubbio. E lì entra l'uccello, l'uccello che come un animale totem tiene dentro di sé, da una parte, veramente questa libertà di andare oltre ogni confine, dall'altra parte la vulnerabilità, l'uccello che diventa un portatore di comportamenti antropomorfi, anche potrebbe comportarsi o sembrare un automa. E questi uccelli che abbiamo preso e portato dentro di noi a distanza di 3 anni dal primo lockdown, tornano come un stormo che va a raccontare un'esperienza mia personale, che in realtà penso è stata condivisa stranamente da gran parte dell'umanità. Dentro l'opus About Birds c'è una partitura di 2 ore per un quartetto d'archi, c'è un'azione performativa realizzata qui nelle colline modenesi con alcuni membri dell'ensemble Meitar, che eseguirà questa partitura, in cui in un processo onirico e immersivo si sono trasformati da musicisti in uccelli, attraversando decine di operazioni performative di testimonianza d'arte. Ci sono i dipinti, gli acquarelli che ho realizzato lì nella casa di Zumaglia mentre che iniziavo a scrivere la partitura, e ci sono anche elementi di speranza, penso, che ci unisce. L'opera quindi parte dalla partitura, dal disegno, dall'utilizzo complesso di nuove tecnologie, anche creando un'applicazione generativa di performance chiamata Birdscore, di immagini, di chine, di suoni, di installazioni, e tutto questo come un labirinto interno che viene liberato.